Buongiorno a tutti e bentornati in un nuovo e strano video. Oggi vi faccio vedere cosa stiamo facendo io e mia madre per proteggere il nostro cacco dalle gelate. Come vedete qua abbiamo acceso tre bei fuochi, uno laggiù, uno qua e un altro laggiù, per riscaldare il mio cacco che, come vedete in questo caso, ha fatto spuntare le prime foglioline e questa notte è andato sotto zero e sta facendo molto freddo da due o tre giorni e stiamo cercando di aumentare la temperatura per impedire che queste piccole gemmine gelino e che si spacchino e ammazzino quasi tutta la pianta, come è successo 2 anni fa. Ora il termometro era qui su e ora l'ho spostato un po' più in alto per vedere anche lassù che temperatura c'è. Siamo riusciti ad alzare la temperatura di circa 2 gradi e questo qua, come potete ben osservare, è un metodo molto molto pazzo per impedire che le vostre piante vengano ammazzate dalle gelate. Comunque è una bella nottata, c'è la luna piena, le stelle se ne vedono poche essendoci molta luce. Vedete, ora sono ben le 4:47, non si sente nessun rumore a parte noi che spostiamo la legna. È molto bello stare qui. Siamo qui già da un'oretta e qualcosa e ora vediamo se sono riuscito a far aumentare la temperatura. Vediamo, saliamo qua, ho messo il termometro qua e vediamo, non so se voi lo vedete, ma la temperatura è a 3 gradi, guardate, visto? 3 gradi, sta spegnendo di là. Che bel calore che emana, bellissimo. Ah. E ora li lasciamo spegnere, tanto ormai sono le 5 passate. Comunque abbiamo spento un fuoco là e abbiamo tenuto solo questo per riscaldarci un attimo, per aspettare che si freddino, che si spengano del tutto. E naturalmente state molto attenti a non far prendere fuoco tutto se decidete di provare questa avventura un po' pazza. Credo che nessuno lo farà, ma io vi saluto, buonanotte. Ok, è mattina, guardate qua dove stamattina presto abbiamo fatto i fuochi e devo dire che i germogli stanno molto molto bene, il calore ha molto funzionato, forse qualcuno lassù in cima si è un po' acciaccato, ma tenendo acceso questo fuoco, quello là e quello contemporaneamente, abbiamo aumentato la temperatura intorno all'albero di circa 2 o 3 gradi, cosa fantastica, perché non dovevamo lasciare che stesse troppo sotto zero in modo che poi la linfa non ghiacciasse, però come vedete stanno abbastanza bene. Grazie di aver visto questo video, naturalmente lasciate un bel commento qua sotto, un bel mi piace naturalmente se questo video vi è sembrato interessante ed utile, e naturalmente, come si dice, iscrivetevi
al mio canale. Ciao!